Per me è stata tutta un'altra cosa, La prima volta che ho incontrato la natura della femmina, ero giovane, e tutti me ne avevano parlato, io più volte l'avevo sognata, pensata, immaginata, ma non l'avevo mai vista. Quando faceva notti grandi si davano appuntamento per andarsi a svariare alla Casa Tollerante, ma io non potevo entrare per capire come si diventa uomo. Per mesi e mesi mi tormentai per quel non so che nel petto dei calzoni corti voleva sfogarsi in qualche modo che non conoscevo con esattezza. Fino a quando un giorno da un'amica mia seppi la cosa che mi sconvolse la vita. La prostituzione, mestiere più antico del mondo. Nessuno può dirvi con esattezza quando è nata la prostituzione. Né vi sarà alcun uomo dedito alla prostituzione sacra tra i figli di Israele, nella Bibbia. Adesso io non so se mio nonno avesse una visione così sacra della prostituzione. Per non sbagliare, l'ha frequentata abbondantemente. La prima volta che andai con lei fu in maggio del 45. Quella sera di primavera con l'aria appena fresca che faceva piacere solo a respirarla. In una di queste stradine dove trovavi queste ragazze, diciamo, facili, davanti a una porta c'era lei. Era seduta su una sedia a gambe larghe e le braccia appoggiate alla spalliera. Che cosa c'è di più sacro dell'amore? Niente. Di più sacro dell'amore non c'è niente. Ma se l'atto propiziatorio era sacro, allora la parola prostituta, così come noi oggi la intendiamo, non aveva ragione d'esistere. Infatti, arriva solo con le religioni che negano la divinità del corpo. Prostituire è una parola che deriva da una parola latina. Prostituere, che è formata da due parole, pro, avanti, statuere, esporre. In quelle stradine c'erano due o tre case dove la nottata potevamo passarle in allegrie, ma quei soldi che ci avevamo noi, al massimo a te, mezz'ora. Un bel giorno, in una di queste case, arriva Anna Maria, una rossa, tutto fuoco e buon umore, che rideva, giocava, scherzava con tutti, bella, giovane, fresca, ma la cosa poi strana che c'aveva sto accendo, no? Sto accendo del nord, sai, francese, tedesca, milanese, che cacchio l'aveva vista mai una donna del nord? Adesso il nonno non c'è più da tanti anni, però vorrei dirvi una cosa: se conoscete un nonno, se avete un nonno, o se conoscete semplicemente un anziano, fategli un regalo. No, non quello, li hanno chiusi.